Lavoratori sardi dell'Alcoa e minatori della Carbon Sulcis sono sbarcati al porto di Civitavecchia. La protesta punta dritta a Roma. In tanti ad allumiere per la reliquia di Papa Wojtyla rubata a Don Augusto Baldini e subito ritrovata ai fedeli un segnale per non trasferire il parroco. Pallanuoto, dovrebbe arrivare oggi la definitiva decisione della federazione per quanto riguarda il ripescaggio della SNC in A1. Ben trovati dal TG Alto Lazio, la protesta dei minatori sardi punta dritta a Roma, appuntamento fissato per domani. Questa mattina la tappa è stata Civitavecchia, sbarcati dal traghetto partito ieri sera da Cagliari alla banchina 20 dello scalo nei pressi delle autostrade del mare. Forze dell'ordine a tenere sotto controllo la situazione. Sono stati fatti sbarcare prima i passeggeri e le auto, poi per ultimi il gruppo di lavoratori dell'Alcoa di Porto Vesme e una rappresentanza di minatori della Carbon Sulcis. Obiettivo degli operai percorrere anche a piedi i tratti della strada che separa Civitavecchia da Roma per manifestare il loro disagio. La meta è il Ministero dello Sviluppo Economico, dove domani sono in agenda sia una riunione sulla vertenza Alcoa sia un incontro con le istituzioni locali sarde per discutere del piano per lo sviluppo del Sulcis. Una grande folla di persone, non solo di allumiere, continuano ad affollarsi davanti alla reliquia a forma di libro contenente il sangue dell'indimenticato Papa Giovanni Paolo II. Per tutta la giornata di ieri, allumiere e la parrocchia sono state invase da giornalisti e telecamere di tutti i media nazionali. La notizia della reliquia rubata martedì a Don Augusto Baldini e poi ritrovata dalla Polfer ha avuto infatti un grande clamore. Nel paese collinare quasi tutti i fedeli vedono in questo furto e nel ritrovamento un segno di Giovanni Paolo II, che sta dicendo al vescovo che Don Baldini deve restare ad allumiere. Monsignor Marrucci deve guardare bene questo segno e meditare. Non è giusto spostare un prete che non ha fatto mai nulla di male e che anzi ha solo seminato bene. Don Augusto deve restare. E intanto Don Baldini torna a raccontare le tragiche ore di martedì, una brutta avventura, dice, che non dimenticherò tanto facilmente. Lo sentiamo in questa intervista realizzata per noi da Romina Mosconi. Don Augusto, una brutta avventura fortunatamente finita bene. In tanti vedono in questa storia la mano di Giovanni Paolo II per farti rimanere ad allumiere. Raccontaci cosa è successo. Ecco, ieri sono andato nella chiesa dell'Immacolata di Via Monza a Roma per mettermi d'accordo per accogliere la reliquia di Giovanni Paolo II, che è stata richiesta per festeggiare degnamente il 25esimo anniversario dell'incoronazione pontificia della Madonna. Mi hanno proposto di portarla via, io l'ho presa questa reliquia e l'ho presa portandola in uno zaino che loro custodiscono, che è proprio adatto per portare questa reliquia, e con un taxi l'ho portata alla stazione di San Pietro, dove ho preso il treno diretto a Civitavecchia, dove avevo lasciato la macchina perché non pensavo, ecco, di dover portare la reliquia. Alla stazione di Marina di Cerveteri un giovane è sceso, ecco, dal treno, ha cominciato a bussare al finestrino e a gesticolare, ecco, e anche a fare delle domande un pochino strane per distrarmi, mentre due portavano via, come mi hanno detto i passeggeri, sul treno. Ecco, mi hanno portato via, diciamo, questo zaino, e io me ne sono avveduto immediatamente. Non appena diciamo il treno si è rimesso in partenza, io mi sono girato. Il capotreno ha dato l'annuncio ai carabinieri, alla polizia ferroviaria. Io, appena sceso a Civitavecchia, ho fatto tutte le debite denunce. C'è stato un movimento straordinario veramente da parte sia dei carabinieri che della polizia, anche i nostri carabinieri locali hanno collaborato grandemente, ma soprattutto alla polizia ferroviaria, e alle 2:45 hanno dato l'annuncio ai carabinieri che era stato ritrovato lo zaino, ma senza la reliquia, e alle 16 hanno dato l'annuncio che finalmente era stata ritrovata la reliquia, e alle 17:30 circa è arrivata a Civitavecchia, portata dall'ispettore il dottor Ponziani e anche da quelli che l'avevano ritrovata abbandonata in uno,
in un canneto più o meno, insomma, in mezzo agli sterpi, e di cui si sono disfatti, ecco, questi ladruncoli, ecco. La procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di Bruno Cappellano, il 51enne ritrovato senza vita all'interno del proprio appartamento al civico 8 di via Don Milani. Saranno i risultati dell'autopsia disposta dal sostituto procuratore Margherita Pinto a stabilire causa e data del decesso, che potrebbe essere avvenuto almeno 6 o 7 giorni fa. A dare l'allarme i vicini allarmati, soprattutto per il cattivo odore che proveniva dall'appartamento. A fare la macabra scoperta i carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. I militari dell'arma al momento non sembrano escludere alcuna pista. Dalla morte naturale, al momento la più accreditata, ad un incidente domestico finito in tragedia. Ai postumi di una caduta dallo scooter di qualche settimana fa, per la quale l'uomo non si sarebbe recato neanche in ospedale. Ma le indagini vanno avanti a 360 gradi, come dimostra il sequestro dell'appartamento con i carabinieri che avrebbero prelevato dall'appartamento alcuni oggetti. Intervento della Capitaneria di Porto: a circa 5 miglia dall'imboccatura del porto, un'imbarcazione con a bordo due persone di nazionalità francese aveva entrambi i motori in avaria ed era in balia della forte corrente. In pochi minuti gli uomini della Guardia Costiera hanno raggiunto la barca alla deriva, prendendo a bordo gli occupanti. E non c'è pace per il trasporto pubblico locale, cambiano le amministrazioni, cambiano i vertici delle SOT, ma i problemi rimangono e così gli utenti si trovano ancora una volta loro malgrado a piedi. Da 3 giorni infatti è stata soppressa la linea C barrata, quella che dalla cattedrale arriva fino a 2 quartieri periferici come Campo dell'Oro e San Gordiano. Ferma anche la navetta per il mercato, entrambe le linee sono saltate a causa di guasti ai mezzi, con la società che non ha potuto sostituirli non avendone alcuno a disposizione. Non è la prima volta che accade, anzi la situazione si ripete quasi ciclicamente. Gli utenti si dicono ancora una volta delusi dal servizio carente. Il Comune ha deciso di affidare tramite bando pubblico le 40 casette di legno del villaggio della Solidarietà a San Liborio, un modo per tamponare l'emergenza abitativa, come ha sottolineato l'assessore ai servizi sociali Enrico Leopardo. Sentiamolo in questo servizio. Dopo le polemiche e le critiche degli anni passati e dopo gli ultimi incontri tra l'assessore ai servizi sociali Enrico Leopardo e la volontà di rivedere criteri, modalità e permanenza negli alloggi, la nuova amministrazione comunale ha deciso di pubblicare un avviso pubblico per l'assegnazione provvisoria delle 40 casette di legno a San Liborio. Nel bando si legge la volontà del Pincio di risolvere situazioni di particolare tensione abitativa. Ci sarà tempo dal 31 agosto prossimo al 15 ottobre per la presentazione delle domande. Il contratto durava un anno, ha spiegato l'assessore Leopardo, che si è occupato della vicenda insieme al delegato all'emergenza abitativa Raffaele Cacciapuoti. Abbiamo prorogato fino al 31 gennaio per evitare disagi. Siamo convinti che la maggior parte delle famiglie rimarranno qui, considerata l'emergenza nella quale versano e che abbiamo avuto modo di verificare in questi mesi. L'assessore parla di legalità e trasparenza nell'assegnazione delle case, con l'obiettivo anche di far diventare gli abitanti del villaggio come gli altri. Li hanno additati come privilegiati e favoriti, aggiunto, ma sono persone in difficoltà. Copia del bando integrale sarà visionabile presso l'albo pretorio del comune di Civitavecchia, previa richiesta all'URP, nonché all'ufficio ERP di piazza Vittorio Emanuele 19, oppure scaricabile sul sito istituzionale del comune di Civitavecchia. Certo, quei milioni di euro serviti per la realizzazione delle casette si sarebbero potuti utilizzare in modo diverso, ha ribadito Leopardo. Per ora comunque quegli alloggi servono a tamponare le emergenze. Nel frattempo ci stiamo attivando per l'acquisto di abitazioni e per la realizzazione, insieme all'ATER, di nuove case popolari. Un tripudio di applausi alla 13ª edizione di Frammenti sotto le stelle. L'evento dell'anno è stato all'altezza delle aspettative, oltre ogni immaginazione. Porta Livorno, che ha ospitato l'evento Moda, Cultura e Solidarietà, plasmata dallo stilista Franco Ciambella, che stare incontrastata della serata, era grimita di persone. Sotto lo sguardo leggiadro della scultura di Gianni Incornato, la serata è scivolata come un velo di seta. L'evento, coordinato dall'associazione Il Mosaico, ha vantato il sostegno del comune di Civitavecchia, del sindaco Pietro Tidei e della delegata all'ufficio Cultura Annalisa Tommasini, inserito nel cartellone di Restate a Civitavecchia, e sostenuto anche dal presidente dell'autorità portuale Pasqualino Monti e dal presidente della Fondazione Caricib, l'avvocato Vincenzo Cacciaglia. Tra le novità, gli stilisti invitati a sfilare da Ciambella: Giuseppe D'Urso, Erasmo Fiorentino e Anna Mattarocci. Magnifica la nuova collezione RSVP, quest'anno all'insegna del Made in Italy artigianale innovativo
innovativa di Franco Ciambella con i capi che potevano avere una duplice funzione di lungo e corto. Splendida interpretazione canora di Karima che ha lasciato il pubblico in estasi, mentre Luca Ruggero Iacovella e Michael Rosen hanno dato dimostrazione del loro talento. Nina Ricci infine ha interpretato un live set accompagnata da Steve Junior e Francesco Pierotti. La serata è stata aperta con la danza, con l'esibizione di Daniela Mancino. Altri ballerini di fama internazionale si sono alternati sul palco come Giordano Orchi, Elisabetta Segni e Patrizia Rossi. I proventi della manifestazione sono devoluti alla Sproa Onlus. Sono stati tutti salvati gli occupanti di una imbarcazione a vela che si è rovesciata nel pomeriggio di ieri davanti alle coste di Montalto Marina. Il natante si trovava a circa un miglio dalla costa, davanti allo specchio di mare dello stabilimento balneare Le Murelle. L'imbarcazione di 5 metri e mezzo con a bordo 4 persone adulte e 3 bambini potrebbe essersi rovesciata per le condizioni avverse del mare che ieri erano presenti sul litorale. L'SOS è stato lanciato al numero di emergenza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, che ha attivato immediatamente le procedure di soccorso. Gli assistenti bagnanti della Protezione Civile di Montalto, in collaborazione con la delegazione della Guardia Costiera, hanno raggiunto a bordo di un gombone le coordinate segnalate e hanno salvato le 7 persone ormai in acqua in balia delle onde. La barca a vela è stata poi trainata fino al canale di lancio di una scuola di vela in località Torre di Maremma. Ennesima operazione quindi giunta a buon fine grazie alla tempestività dei soccorsi in mare della Guardia Costiera e della Protezione Civile di Montalto di Castro. Da questa mattina non è più in funzione il sistema locale di assistenza in mare a Santa Marinella. Ieri infatti al responsabile dello SLAM, Danny Englaro, è stata notificata una multa di 3.500 euro per non aver pagato il canone per l'utilizzo dell'apparecchio VHF al Ministero delle Telecomunicazioni, apparecchio che è in uso ad una ventina di postazioni presenti su tutto il territorio. Questo sistema nel corso degli anni ha consentito ai soccorritori di salvare molte vite umane per problemi legati ad incidenti in mare. Ieri però due funzionari del Ministero hanno notificato al maggior rappresentante di questo importantissimo servizio una multa per non aver pagato il canone di utilizzo della rice trasmittente. Sinceramente la cosa mi lascia allibito, dice Englaro, dopo un summit con gli altri responsabili dello SLAM abbiamo deciso di interrompere immediatamente le comunicazioni per non incorrere in altre multe. Ivano Peduzzi, capogruppo della Federazione della Sinistra alla Regione Lazio, ha protocollato una richiesta ad Unisan sollecitata dai lavoratori del centro Bogge, indirizzata alla Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, per chiedere il pagamento delle mensilità arretrate a tutti i dipendenti. Nella missiva anche le richieste di sospensione delle procedure di mobilità per i 14 dipendenti, il riassorbimento di tutti i lavoratori che si sono riqualificati e una maggiore trasparenza nella gestione dei finanziamenti in merito alla qualità del servizio e alle prestazioni erogate. E passiamo allo sport, alla pallanuoto. Dovrebbe arrivare oggi la definitiva decisione della Federazione Italiana Nuoto circa l'eventuale ripescaggio della SNC in Serie 1 di pallanuoto, un tira e molla che ormai sta durando da diversi giorni e che comunque vada complicherà in non poco i piani della squadra rosso-celeste, che dovendo aspettare non si è potuta muovere in chiave mercato né in direzione A1 né in direzione A2. Voci di corridoio dicono che la FIN potrebbe offrire al Camogli la possibilità di ripartire dalla B invece che dall'ultima categoria, motivo per il quale i liguri potrebbero rinunciare più volentieri al titolo. Nuovo intervento per quanto riguarda la situazione del palazzetto dello sport, questa volta ad intervenire Pietro Rinaldi, ex presidente della cestistica. Sostengo il ritorno all'origine dell'uso della struttura, gioiello della città per gli sport al chiuso, dove le prime squadre che militano in campo nazionale e regionale debbono effettuare le loro partite casalinghe con la cornice di pubblico che meritano. Il comune dovrebbe essere fiero di perseguire questa soluzione in questo frangente di concessione scaduta a ridisegnare la forma gestionale del palazzetto, evitando che una società vi continui in pratica a coltivarci la sua sede, facendosi scudo del nome Associazione delle Associazioni. La CPC batte il Cerveteri nell'andata del turno preliminare di Coppa Italia di promozione di calcio, al Fattori partita sbloccata da Bentivoglio del Cerveteri al 38esimo, poi il pareggio di Bevilacqua al 57esimo, infine la rete della vittoria per i portuali di Bonelli all'80esimo. Il ritorno mercoledì prossimo al Cerveteri.
Termina 2-1 per la Caninese la gara contro il Corneto Tarquinia nel primo turno preliminare della Coppa Italia di Eccellenza. Un match dal sapore di derby, visto anche il numero di atleti civitavecchiesi da una parte e dall'altra. Ad andare in vantaggio sono i ragazzi di Riccardo Sperduti con Vittorini, ma nella seconda metà dell'incontro la Corneto pareggia i conti con Santo. A 15 minuti dal fischio finale Maccioni sigla la vittoria della Caninese. Enesimo problema muscolare del milanista Pato potrebbe essere risolto dal dottor Giuseppe Mastro di Casa, luminare italiano ed esperto di fisioanalisi. Si tratta di una nuova frontiera della medicina adottata dal medico operante all'ASL RMF di Civitavecchia già da circa 10 anni. L'ipotesi di fisioanalisi per combattere le problematiche del rossonero l'ha portata a galla l'agenzia di stampa telematica Sport Economy, la quale ha fatto qualche domanda proprio al dottor Giuseppe Mastro di Casa. Ma questa era l'ultima informazione per l'edizione del TG Alto Lazio. Vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi ringrazio per la cortese attenzione. Arrivederci.